Questa è una grande soddisfazione e oggi voglio raccontarti del successo, perché qualche volta un applauso dobbiamo anche farcelo, per quanto riguarda questo cantiere. Infatti il contratto di questa casa è stato sottoscritto nel 2021, all'inizio del 2021 o forse alla fine del 2020, giorno più giorno meno, e ci siamo trovati a quest'estate che sono stato contattato da questa cliente che mi ha comunicato che in quel momento il cantiere non era ancora iniziato ed essendoci la norma che prevedeva che il 30% dei lavori doveva essere eseguito entro il 30 settembre 2022, lei era estremamente preoccupata che il suo cantiere non sarebbe arrivato a conclusione, perché non si sarebbe più potuto fare lo sconto in fattura se questo paletto non fosse stato rispettato. Quindi mi sono immediatamente dato da fare e il giorno 8 settembre, parlando direttamente con l'impresa con la quale avevo interloquito per un po' di tempo, cercando di negoziare l'inizio dei lavori, ma che sempre mi aveva detto non li posso iniziare perché non c'è certezza sulla cessione del credito, l'8 settembre, nell'ultima riunione che abbiamo fatto, finalmente sono riuscito a spiegargli e a convincerli che il governo, per carità, stava cambiando e quindi Draghi sarebbe andato via, che sarebbe arrivato comunque un governo che non poteva cancellare il superbonus e che sicuramente il grande attacco alla cessione del credito fatta da Draghi sarebbe stata diciamo messa alle porte. Quel giorno, mi ricordo ancora, è stato rinviato la discussione alla Camera, se non ricordo male, per appunto l'abolizione della responsabilità solidale da parte delle banche nella cessione del credito. Ma c'era un grande sentore, o praticamente la certezza, che la settimana dopo, il martedì, vi sarebbe stato l'accordo su questo aspetto. Siamo appena qualche giorno prima delle elezioni. Sono riuscito a spiegare con calma, molto bene, da persone preparate e adulte, al general contractor che tutto si sarebbe sbloccato e che non ci sarebbero stati problemi. Ci siamo messi lì, abbiamo controllato punto per punto, contestazioni su contestazioni, leggende metropolitane su leggende metropolitane, e il giorno stesso ha contattato con me presente il fornitore dei ponteggi, al quale ha chiesto la disponibilità del ponteggio, gli è stata data e quindi ha chiamato immediatamente il geometra che depositasse la documentazione CINAS, naturalmente, per l'isolamento termico, ma anche per il sisma bonus, per migliorare sismicamente appunto l'edificio. È stata una enorme soddisfazione. E sapete che cosa è successo dopo un paio di giorni? Tanto era il tempo che mancava per che il geometra depositasse la documentazione, perché naturalmente la mia cliente, nonostante l'impresa non gli desse assicurazioni, non ha mollato il pesce ed è arrivata e ha comunque detto al proprio geometra, che poi è una persona meravigliosa, di continuare, perché lei credeva tantissimo in questa opportunità del nostro governo. L'architetto, dopo qualche giorno, due giorni, quello che è, ha depositato la documentazione, ha portato personalmente il cartello in cantiere e l'ha attaccato lui personalmente. All'interno della casa c'è un fascicolo con tutto quanto il piano di sicurezza e quant'altro. Il giorno stesso, messo il cartello e messo la documentazione di cantiere qui dentro la casa, il ponteggio ha iniziato a crescere. Appena il ponteggio è stato completato, il giorno dopo è venuta l'impresa e hanno demolito tutta quanta l'intonaco e hanno fatto hanno messo il betoncino, è una malta speciale antisismica con una rete speciale per l'antisismico. Dopo qualche giorno sono arrivati i capottisti e sono già arrivati a questo punto.
hanno lavorato anche il sabato e la domenica, oggi lunedì e anche ieri hanno lavorato. Questo per dirti cosa? Probabilmente questa mia cliente ha trovato un general contractor intelligente, ha trovato un general contractor che ha voluto credere nel fatto che tutto andrà bene e che quindi tutto sarà perfetto. Fino a quel momento non è stato possibile però tra loro trovare il modo giusto di interloquire per poter iniziare i lavori. E la situazione l'8 settembre e il 5 febbraio più o meno era la stessa. Tante volte, anzi sempre, bisogna comunicare le cose nella maniera corretta, bisogna essere preparati e parlare la stessa lingua dell'impresa, la stessa lingua del cliente. Questo è un lavoro che bisogna sempre fare per poter comunicare in maniera corretta. Se tu non sei ancora riuscito a fare il super bonus nella tua casa perché quel 30% è espirato, pazienza. Ma se sei ancora tra gli appaltatori, i clienti che abitano in un condominio, ricordati che interloquire con l'azienda è estremamente importante. Si possono trovare dei buoni accordi e i lavori, volendo, possono essere velocissimi. Questo è un cantiere a velocità record e alla fine del mese l'impresa ha promesso e ha garantito, e da come stanno andando le cose penso che ce la faranno, qui sarà tutto finito e la mia cliente potrà quindi tirare veramente un sospiro di sollievo. Seguimi sui miei canali sui social, clicca la campanellina, metti mi piace e ci vediamo al prossimo video.